presepe inedito, quello di Casola di Napoli, 3.800 anime abbarbicate sui Monti Lattari, il più piccolo comune della città metropolitana dopo Carbonara di Nola. Qui però c'è la vista sul Golfo di Napoli ed è proprio la tradizione, alla cultura e alla storia legata all'Ottocento napoletano che i cittadini di Casola hanno voluto ispirarsi per realizzare la loro natività. La comare Cozzolino! Non un semplice presepe vivente, bensì un presepe teatro, con i figuranti che danno corpo tra i vicoli della parte storica del paese a scene teatralizzate di vita quotidiana di una popolazione ignara del fatto che di lì a poco sarebbe arrivato il Messia, con rappresentazioni a tratti iconoclaste, nelle quali sempre si mescolano sacro e profano, che prendono le mosse dai grandi della tradizione napoletana, Peppe e Concetta Barra, ma soprattutto il maestro Roberto De Simone. Che stia a mano e chi stia a culo lo panate 30 a iatta 4 pur che chi lo mette chiama che chi lo leva 65 come chiagneva Lucia è morta ci se bafuendo 60 roia Questa scelta di quest'anno nasce in quanto nel 76 il maestro De Simone con la sua vecchia compagnia scelse il territorio casolese per iniziare le registrazioni della Cantata dei Pastori dell'edizione televisiva. Quindi noi quest'anno ai 40 anni da questo evento abbiamo voluto omaggiare quello che sono state un po' le opere sue e di sua madre. Infatti alcuni testi sono stati tratti dal loro repertorio e riadattati a quello che poi è stato questo presepe e a quello che poi si è visto durante l'itinerario. Poi tutta questa realtà l'abbiamo riportata all'interno del presepe napoletano, dove non c'è poco di religioso ma tutto di profano e di sarcastico, e questo senso di vita reale di tutti i ceti sociali dell'epoca ambientato in questo Settecento napoletano, dove tutto è possibile, dove tutto può succedere e dove poi c'è questa sconfitta del male da parte del bene che purifica tutto, anche quello che per prima c'è stato di profano. Bravi.
questo bambino nasce nel caos, quindi vediamo persone che litigano, vediamo persone che mangiano, persone che possono fare l'impossibile. L'impossibile è questo, sarebbe la vita normale, non è un presepe in cui vediamo il lato angelico, il lato tranquillo di una popolazione. Una volta giù, mamma mia, a un maggio sono salita all'angosto. Niente, oggi era male di prima. Va trovassero un capo donna, poi che ci cruzzarello. Non mi dispiace, tengo roba tutta piccirella, non fa paura. Un teatro a cielo aperto, quindi, un insieme di rappresentazioni che dà vita ad un vero e proprio spettacolo, seguito nella prima edizione lo scorso anno da 5.000 visitatori e che nelle 5 serate di quest'anno ne ha richiamate oltre 10.000. Sono raddoppiate, anzi si posso dire triplicati, sono arrivati da tutte le parti, non solo dalla regione Campania, è arrivato ultimamente anche un pullman della città di Altamura, persone che inaspettate sono arrivati qui per far visita a questo presepe, un presepe che non possiamo dire un classico presepe, un presepe della rappresentazione dell'Ottocento, ma che ha avuto la caratteristica del teatro, un presepe teatro dove i figuranti venivano mettere le loro capacità a disposizione della cittadinanza attraverso la rappresentazione teatrale. Chi ha avuto modo di visitare ritornerà l'anno prossimo, farà pubblicità e succederà che questo presepe diventerà il fiore all'occhiello dei presepi, dei Monti Lattari e del progetto Bianco Natale. Padrone di casa, certo. Vuoi la mesata? Sì. Vuoi il pesono? Ah. E te che ti sta accunto? Certo. E tu non ti